Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Due leggende del tennis mondiale, Andrea Agassi e Stefanie Graf, hanno incontrato gli studenti delle scuole della provincia di Cuneo nell'ambito del format Dialoghi sul Talento. Sentiamo il commento del presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola. Credo che il loro esempio nella vita come sportivi, quindi abbinare il talento allo sport, sappiamo che lo sport è palcoscenico, vuol dire misurarsi, aggiornarsi ogni giorno con quelli che sono i propri limiti, ma vuol dire anche la ricerca del talento e delle proprie attitudini, questo parallelismo con quello che si affronterà nella vita, perché non tutti gli sportivi ovviamente riescono come Steffi Graf, che ha vinto 22 slam, o André Agassi. L'altro elemento che credo che sottolineo è che, se no riprenderò anche io il concetto della restituzione, perché poi questi grandi sportivi, questi grandi personaggi, magari non tutti, ma hanno questa sensibilità attraverso le loro fondazioni di restituire quello che la vita gli ha dato, sia in termini di sport, ma di aiutare in modo trasversale quelle che sono le persone più fragili. Credo che questo sia il miglior messaggio, anche perché l'aiuto e la restituzione, un po' come fa il compito e la missione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, è proprio quello di restituire in qualche modo quello che si è avuto nella vita. Il concetto del abbinare lo sport e il talento, o meglio l'educazione e lo sport, vanno sullo stesso binario, ed è proprio l'alleanza, il patto che secondo me serve tra le istituzioni educative e quelle sportive per continuare a tramandare quelli che sono i valori intramontabili, che sono i valori universali dello sport, quella cassetta degli attrezzi che servirà nella vita ai ragazzi. Noi continuiamo una scelta sul rondò dei talenti che ha questa doppia valenza: da una parte questa ambizione di diventare un hub da un punto di vista formativo, educativo, culturale, attivare anche la comunità, ed è quello che è stato fatto. Basti pensare che sono transitate in questi ultimi due anni più di 100.000 persone. E dall'altra parte racchiude a tutto tondo quel concetto di aver acquistato e acquisito un immobile restaurato, ma soprattutto restituito. Ecco questa doppia valenza. Ma l'attenzione ai giovani e anche allo sport. Ricordo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è una delle poche che ha nel proprio statuto la missione e l'aiuto per la parte sportiva. E quindi questo è ovviamente in grande sintonia e in sinergia con quelli che sono gli obiettivi della Fondazione. Presente anche Simone Bongiovanni, co-founder della iTennis Foundation. Abbiamo costituito un'organizzazione per poter agevolare l'accesso allo sport, in particolare al tennis, dei giovani talenti. Ecco, quindi abbiamo realizzato dei programmi locali su Torino, Torino Tennis Talents, dei programmi nazionali come Intesa San Paolo Little Tennis Champions, 12 ragazzi con un percorso di corso di studio triennale che oggi sono qua presenti, e poi anche ai Tennis Foundation for the Ukrainian Kids, un programma per 8 rifugiati ucraini che abbiamo realizzato quest'anno a Torino. Sono stati un anno in Italia, si sono allenate al Circo della Stampa Sport sotto la guida di G. Porbino, quindi è un programma che è andato molto bene, e adesso proseguiamo con questi 12 ragazzi italiani selezionati in tutta Italia in base al reddito della famiglia ovviamente e al loro talento, matchando questi due criteri. Da lì poi abbiamo fatto una selezione tramite i nostri top coach che hanno, diciamo, valutato le singole situazioni e selezionato questi ragazzi. Quindi con un pacchetto di 11 tornei internazionali noi li assistiamo per quanto possiamo in questi tornei. Loro hanno questa possibilità di poter competere ad alti livelli, altrimenti non avrebbero. E ringraziamo tanto Fondazione CRC perché ci ha invitati come ospiti di questo evento, quindi ci fa molto piacere poter collaborare con loro. Li ringraziamo per questo invito e oggi siamo molto contenti di essere qua a sostenere questo evento. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.